Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, sono esattamente le 16:31. Andiamo a vedere velocemente il dato più atteso a quest'ora, naturalmente le scorte di greggio. Questi sono i numeri: cambiamento delle scorte di petrolio greggio meno 3.899.000, e poi abbiamo visto anche modifica della produzione di carburante distillato a 0,164 milioni, da non dimenticare scorte di benzina di EIA per il mese di ottobre meno 1,900 94.000, quindi questi sono i numeri che abbiamo per il momento. Cambiamento delle scorte di greggio, ripetiamo, 4.267.000, questo è il numero leggermente, anzi io direi ben più alto rispetto alle attese di 1.914.000. Tra poco andremo a vedere naturalmente nel dettaglio il significato di questo dato. Questo è il grafico che forse rende l'idea molto più chiara. Guardate la differenza soprattutto rispetto al dato precedente. Andiamo a vedere la reazione anche del mercato a livello sempre di materie prime. Sin dall'inizio di questa giornata il WTI era in calo, prosegue la seduta con un meno 0,42% a 84 dollari per barile, il Brent meno 0,64 a 85 dollari per barile, il gas naturale, queste sono le quotazioni negli States, leggermente al di sotto dei 6 dollari, però proprio leggermente si avvicina naturalmente a quota 6 di nuovo, questo grazie naturalmente alle previsioni di un inverno freddo, ecco, un inverno freddo al rialzo del 3,24%, questa è la situazione. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB in attesa di trimestrali, oggi abbiamo visto in effetti numeri molto molto positivi da parte di Mediobanca ed è l'unica banca tra il mainstream che guadagna quasi un punto percentuale, come potete vedere dalla nostra piattaforma. Il FTSE MIB invece cede lo 0,7% verso la chiusura, il DAX lo 0,4% sul fronte mercato obbligazionario, lo spread tra il BTP e Bund a 105 punti base e il decennale italiano allo 0,89. Poi potrebbero esserci dei movimenti interessanti proprio domani nel corso della riunione della BCE. L'euro-dollaro invece scambia ad 1,1613, l'indice del dollaro in calo dello 0,20%. Poi fra le altre cose nella giornata in cui i democratici hanno presentato le linee guida per la cosiddetta wealth tax, molto molto attesa. Dunque, torniamo sul mercato energetico e non solo, perché siamo in compagnia di Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Andrea, buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra, a lei e a tutti i telespettatori. Soprattutto fisicamente, perché per questo. Esatto, per fortuna. In effetti partiamo naturalmente dalle scorte di greggio, poi ci sono, non mancano argomenti sicuramente. Stiamo vedendo cambiamento delle scorte di greggio 4.267.000 e poi cambiamento delle scorte di petrolio greggio meno 3.899.000, all'incirca qua un dato superiore, cioè peggiore, scusate, rispetto al dato precedente. Un commento così a freddo. Sì, allora, vedendo i dati appena usciti 5 minuti fa, direi che con riferimento al dato puro sulla stima delle injection di petrolio e quindi del crude oil, sicuramente un dato superiore alle attese degli analisti e quindi un dato che potremmo definire bearish. Però abbiamo una draw di gasoline e abbiamo un ritiro anche di distillati, il che davvero è diverso rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera con riferimento alle stime proposte dall'agenzia privata API. E da notare anche altri due dati, ovvero una forte draw nel caching. Ricordiamo che il caching è il punto di consegna di petrolio fisico in Oklahoma, quindi molto importante, una draw di poco meno di 4 milioni di barili di petrolio e una produzione che vedo adesso essere più o meno stabile rispetto alla settimana precedente. Quindi io credo sia un dato in chiaro scuro se lo riportiamo rispetto alle stime degli analisti, ma davvero io credo che oggi sia da notare il dato relativo al caching. Perché questo è importante? Perché già settimana scorsa abbiamo visto un ritiro di 2,5 milioni di barili di petrolio, questa volta altri 4 milioni di barili di petrolio ritirati da questo punto di consegna fisico, il che veramente, adesso devo vedere i dati con più tranquillità, ma mi fa capire come la domanda nel sud degli Stati Uniti sia davvero molto importante e dal punto di vista anche di petrolio fisico ci possano essere dei problemi in caso di un inverno rigido, magari problema che come dire, possiamo toccare più in avanti. Quindi rispetto alle stime degli analisti
direi non benissimo, ma avere le due draw di prodotti distillati e di gasoline in questo periodo è sicuramente un fattore non stagionale, il che può essere riferito sia ad aumenti di domanda, come io credo, in questo periodo, sia ad un aumento della percentuale di refineries, di utilizzazione delle refineries. E quindi un mix e una combo di questi due componenti mi fa ipotizzare veramente una forza sottostante del petrolio molto rilevante in questo periodo. Tra l'altro, l'abbiamo visto anche in mattinata vedendo qualche dato cinese, e se confrontiamo nell'ultimo mese, il ritiro di scorte in Cina è stato molto molto rilevante. Questo lo vediamo anche nei premi di alcuni contratti, come ad esempio il Brent rispetto ad altri contratti del sud-est asiatico, e lo vediamo nella struttura della curva forward che già abbiamo esaminato settimana precedente. Abbiamo una forte struttura sia nel WTI sia nel Brent definita di backwardation, il che implica veramente una volontà di procurarsi petrolio fisico subito, adesso, in ipotesi di scarsità in futuro. E infatti, se vediamo i secondi contratti, per esempio del WTI, vediamo un secondo contratto a circa $82 quando il primo contratto è $84, e un secondo contratto di Brent a circa $84, quindi un dollaro in meno rispetto al contratto che noi chiamiamo front. Ecco, questa struttura è veramente molto bullish andando in avanti e fa ipotizzare come ci sia per gli operatori, come ci sia una scarsità di petrolio non solo dal punto di vista fisico ora, ma ipotizzando anche una scarsità di petrolio nel periodo invernale. Quindi davvero da tenere sott'occhio questo. Un ultimo dato sul cashing: probabilmente questo comporterà un'ulteriore riduzione degli spread tra il contratto Brent e il contratto WTI. Ah, questo punto era molto importante, tanto stavo facendo vedere il cashing quasi, dico meno 4 milioni di barili, 3.899.000, come possiamo vedere è ben più rispetto al dato precedente, ma anche rispetto a quell'altro. Questo grafico rende naturalmente la situazione molto molto chiara. Quindi, giusto per capirci, hai detto il punto sullo spread molto interessante e anche molto importante. In termini di numeri precisi, cosa possiamo attenderci? Allora, abbiamo visto nelle ultime due settimane il fatto che si ritirino molte scorte da questo punto di consegna fisico, essendo il cashing il punto di delivery, noi chiamiamo tecnicamente dei contratti future fisici sul WTI, quindi il West Texas Intermediate. Ecco, nel momento in cui continuano a calare queste scorte nel punto di consegna fisico, è facile che in questa situazione si possa verificare o un aumento di domanda nel sud degli Stati Uniti, quindi non solo nella parte del Texas e in Oklahoma, ma anche nella parte del sud-est asiatico, oppure dall'altro lato una scarsità di offerta. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone possono essere più interessate a comprare il WTI, che sappiamo essere una qualità light, un pochino più, come dire, pura rispetto al Brent, e come abbiamo visto nelle ultime due settimane, questo ha anche comportato una riduzione appunto del differenziale tra i due contratti. Detto in parole più povere, sembra che ci sia adesso come adesso una scarsità di petrolio light rispetto al petrolio molto robusto, che ad esempio, per dire, in Cina è molto presente nell'intorno del mare cinese, ma anche in Singapore, soprattutto il petrolio vero, puro, strong, molto forte venezuelano, mentre sembra che la qualità light venga a mancare nel punto di consegna fisico. Questo davvero è un fattore importante da tenere in considerazione andando in avanti, perché nel caso in cui si registrassero altre forti draws di cashing, ci potrebbe essere una frenesia per potersi procurare questa tipologia di petrolio. Estremamente interessante, e dunque c'è margine di crescita a livello di prezzi, che sono buone notizie naturalmente per tutti i trader che sono long sul petrolio. Dunque spostiamoci verso i mercati, una seduta all'insegna delle vendite in Europa, proprio alla vigilia della riunione della BCE che è domani. Poi abbiamo visto anche trimestrali molto positive per il momento per quanto concerne sempre il comparto bancario, anche Italgas non male assolutamente. Intanto volevo capire quali sono le tue attese per domani da parte di Christine Lagarde, perché diciamo che il mondo della finanza è un po' diviso: una parte dice che non si attende nulla, l'altra parte invece dice che potrebbero esserci degli annunci addirittura interessanti, forse un po' più legati al quantitative easing che tassi di interesse. Allora, guarda Alexandra, io credo ci siano alcune considerazioni da fare. La prima considerazione è che probabilmente avremo un rialzo delle stime sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo, quello che è l'indicatore più importante per la Banca Centrale Europea, quello che noi troviamo con l'acronimo HICP.
e che credo venga rialzato di 0,3-0,4 punti percentuali in termini di stima, quindi molto importante dal punto di vista dell'inflazione, ma dall'altro lato credo che avremo una riduzione delle stime di crescita, probabilmente a livello di Eurozona dal 2,2 io credo attorno al 2%. Ecco, da questo mix, da questa combinazione vediamo che cosa trarrà Christine Lagarde. A mio parere, e come si vede dall'andamento dei rendimenti odierni, credo che Christine Lagarde non annuncerà alcuna tipologia di tapering adesso, assolutamente non annuncerà nulla con riferimento ad un potenziale rialzo di tassi di interesse, probabilmente posponendolo fine 2022, inizio 2023, più in là possibile. Però non, magari non è la scelta idonea. Perché questo? Abbiamo visto recentemente che cosa è successo in questa settimana all'indice dei prezzi alla produzione. Questa mattina abbiamo visto quello francese, ieri abbiamo visto quello spagnolo, veramente esplodere al 23,2% anno su anno, e veramente dal punto di vista della produzione l'indice dei prezzi sta veramente esplodendo, e questo credo che avrà delle ripercussioni molto rilevanti dal punto di vista dell'inflazione nei mesi successivi. Quindi io spero che Christine Lagarde sia domani abbastanza tranquilla, ma che entro fine anno inizia perlomeno a poter ipotizzare un inizio di diminuzione degli acquisti di titoli, quindi un inizio di tapering, altrimenti l'inflazione potrebbe davvero sfuggire dal controllo della Banca Centrale Europea. Oggi vediamo che i rendimenti, perlomeno quello tedesco, stanno crollando, prima dell'inizio dell'intervista era meno 0,17% il decennale tedesco, quindi ieri avevamo toccato il meno 0,09%, quindi probabilmente ci sono anche delle prese di posizione prima dell'intervento di Christine Lagarde. Ecco, però questo credo che debba essere considerato come misura aggiuntiva prima di fine anno, cioè un inizio di tapering. A mio modo di vedere dovrebbe essere il modo di procedere. Ecco, infatti stavo facendo vedere il decennale che cede il 33,59% in una sola giornata, attenzione, il trentennale a meno 29%, attualmente rende naturalmente lo 0,1%, 0,16 per la precisione. Dunque sicuramente il segnale da parte del mercato obbligazionario è chiaro. Ci sarà un riferimento, hai menzionato i numeri importanti della Francia, abbiamo visto settimana scorsa invece quelli della Germania che a mio avviso non sono ignorabili, o meglio difficilmente ignorabili, e dunque ci sarà un riferimento all'inflazione, perché ho la sensazione che la loro argomentazione di questa inflazione temporanea tra virgolette o meglio transitoria diventa un po' poco credibile se andiamo a vedere nel dettaglio i numeri dei singoli paesi all'interno dell'Eurozona. Ecco, l'Italia sotto questo punto di vista forse non ha questi i problemi della Germania per esempio e della Francia. Sì, vero Alexandra, questo è il problema della media ponderata, chiamiamo un problema di natura statistico. È chiaro che quando si fa una media ponderata per la grandezza dei paesi, delle stime di inflazione dei singoli paesi, poi si tendono a ridurre gli effetti degli estremi. Però se noi guardiamo i paesi core, e sono d'accordo ad esclusione dell'Italia, guardiamo l'indice PPI, quindi l'indice dei prezzi alla produzione tedesco, appunto abbiamo menzionato prima l'indice dei prezzi alla produzione francese e spagnolo di questi ultimi giorni, ecco, vediamo ad incrementi di doppia cifra anno su anno, ma anche superiore al 20% nel caso spagnolo, e io credo che questi debbano essere per forza considerati. Attenzione è che poi c'è anche un lato della domanda che in questi ultimi giorni sta un pochino riemergendo, per esempio questa mattina la fiducia dei consumatori tedesca è risalita. Per esempio le vendite al dettaglio, se guardiamo i consumatori sempre tedeschi ma anche a livello europeo, si stanno rafforzando. Quindi abbiamo da un lato delle pressioni dal punto di vista dei prezzi alla produzione e dall'altro comunque i consumatori che stanno resistendo e anzi si stanno rialzando dopo queste chiusure o semichiusure che ci sono state a livello europeo a causa del Covid. Ecco, non vorrei che questo effetto combinato di questi due elementi poi davvero si riverberasse anche nell'indice dei prezzi alla produzione, e noi sappiamo che, nell'indice dei prezzi al consumo, e noi sappiamo che quello poi è il vero indice che la Banca Centrale Europea guarda. Ecco, considerando anche che il mercato del lavoro sta andando piuttosto bene, e non solo qua ma anche a livello statunitense, già settimana scorsa abbiamo detto che per me non siamo lontanissimi dal regime di piena occupazione, ci potrebbe essere anche un incremento dei salari oltre che una riduzione dell'offerta di lavoro complessiva, e anche questo perlomeno nei prossimi 3-4 mesi si potrebbe far sentire dal punto di vista dell'inflazione.
Ecco, questo punto era interessante, quindi che cosa indica anche per la Fed in questo caso? Perché hai appena detto che ci vuole un segnale chiaro da parte della BCE, va lo stesso anche della Fed? Io credo di sì, magari non sono con la stessa visione di altri analisti finanziari, ma io ritengo che l'ultimo dato sui payrolls sia stato un dato molto bullish, non dal punto di vista dei sussidi in sé, quindi veramente dei non far payrolls, quindi del numero puro, ma dal punto di vista da un lato del tasso di disoccupazione e dall'altro dell'incremento dei salari. Cioè si vedono le persone che cercano addirittura di uscire dal lavoro per cercare un altro posto di lavoro, e a mio modo di vedere questo lo si vede vedendo gli ultimi due dati relativi ai sussidi di disoccupazione che vediamo il giovedì pomeriggio alle 2:30. Abbiamo visto gli ultimi due dati al di sotto di 300.000 unità. Questi dati non si vedevano solo nei periodi di grandissima crescita economica, e davvero fanno ipotizzare un regime di piena occupazione che a mio modo di vedere si può verificare prima di ciò che prevede Powell, quindi prima dei primi tre mesi del 2022. E questo che cosa comporta? Potrà comportare un aumento delle ore lavorate, potrà comportare un aumento dei salari, potrà comportare la gente che va via dal lavoro e cerca un altro lavoro a prezzi più alti. Quindi anche qua effetti sull'inflazione nel breve e medio termine. Quindi altresì Powell, io credo che sia un passettino in avanti rispetto alla Banca Centrale Europea, e quindi credo che dovrà un pochino prima annunciare il tapering e forse, come Ballard dice, cercare di finirlo entro metà 2022, forse un pochino prima, perché poi dopo 2-3 mesi dovrà rialzare i tassi di interesse. Che poi non si sa se sarà proprio Powell entro la metà del 2022, questo è un altro argomento molto interessante. Io ho detto Powell perché l'estrema sinistra, Elizabeth Warren nello specifico, è proprio un, io non vorrei usare questa parola, ma sembra proprio un hater. Io ho detto Powell per non entrare nel risico, utilizzare le parole di risico bancario e tramutarle nel risico Federal Reserve, però certamente io credo che Powell abbia questa idea. Se poi nella Federal Reserve, come abbiamo detto settimana scorsa, potremmo mai avere una nomination di altre persone, magari legata ad altre dimissioni di membri hawkish, e allora poi vedremo che cosa potrà succedere dal punto di vista dell'inflazione. Attenzione, non stiamo parlando di inflazione al 15%, questo è opportuno da sottolineare, stiamo comunque parlando di inflazione che in termini sia attuali sia di aspettative a 1, 3, 5 anni sta raggiungendo i massimi decennali. No, assolutamente sì, inflazione che comunque lì almeno inizia ad avere anche un impatto importante sui salari, purtroppo non in Italia, meno in Europa diciamo. Ultimissimo argomento che riguarda invece le trimestrali, abbiamo visto numeri ben al di sopra delle attese negli Stati Uniti, anche in Italia numeri soddisfacenti direi. Quali sono le conclusioni che possiamo farci dopo i numeri? In particolar modo abbiamo visto Mediobanca, che è una banca molto diversa però rispetto per esempio l'Unicredito, Intesa San Paolo, una banca un po' business-like. È vero che tutti noi attendiamo fra mezz'ora le prime stime e quindi la prima trimestrale di Unicredit. Quello che posso dire è che se guardiamo il settore bancario europeo abbiamo visto UBS e abbiamo visto HSBC partire a razzo, e devo dire anche questa notte sia Deutsche Bank che Santander mi hanno davvero sorpreso, e francamente tra parentesi non capisco la reazione del mercato, chiusa parentesi. Quindi io credo che oltre a Mediobanca io mi aspetto risultati molto positivi da parte di Unicredit e anche da parte di Intesa San Paolo, e quindi il settore bancario lo vedo molto strong e davvero ben posizionato in ipotesi di aumento di curve dei rendimenti, come io prevedo nel corso dei prossimi mesi. Non parliamo neanche del settore americano, perché abbiamo visto ieri Alphabet e Microsoft che cosa hanno fatto, non c'è da dire null'altro. No, assolutamente sì, società estremamente solide, fra le altre cose Deutsche Bank sul Xetra DAX scende poco più del 6%, e quindi una reazione diciamo non troppo positiva al trimestre, che fra le altre cose abbiamo visto un utile netto al rialzo del 7% questo trimestre su trimestre, naturalmente insomma un numero molto molto positivo considerando i problemi che ha avuto. Giusto per concludere la conversazione, di solito le banche rispecchiano un po' anche la salute dell'economia dello Stato, in questo caso
parlando di Deutsche Bank che riguarda la Germania, però se diamo uno sguardo invece alle banche italiane, che cosa ci potrebbero indicare per l'economia italiana? Allora, io ovviamente quello che noi guardiamo adesso non è solo il margine di interesse, che credo sia, dire, piuttosto basso considerando quale possa essere stato l'andamento dei rendimenti nei trimestri precedenti, ma ovviamente ci possono dare un'idea, per esempio, di quali possano essere non solo le erogazioni di crediti futuri, ma quali possano essere ad esempio i non performing loans attuali, quindi crediti deteriorati che possano essere considerati o meno. Io penso che l'economia italiana da questo punto di vista abbia reagito meglio rispetto alle attese persino della Banca Centrale Europea, ricordiamo la politica di stop dei dividendi per ciò che riguarda le singole banche. Sono curioso di vedere le politiche e soprattutto gli annunci che faranno Unicredit e Intesa San Paolo con riferimento ai crediti deteriorati e ai non performing loans. Ecco, però vedo in questo caso l'attività di trading, l'attività di investment banking, soprattutto per ciò che riguarda Unicredit, e l'attività complessivamente di servizi, quindi quella legata alle commissioni, davvero supportare i risultati e quindi essere foriera anche di risultati positivi per l'economia italiana. Per il momento il credito lo vedo andar bene dal punto di vista del sistema nazionale, sia per ciò che riguarda le big banks come Unicredit e Intesa San Paolo, sia per quanto riguarda le banche di credito cooperativo. Siamo in un buon trimestre, io credo che fino a fine anno questa situazione rimarrà, poi vedremo che cosa succederà nel 2022. Assolutamente sì, sicuramente sarà molto interessante vedere i numeri tra pochissimo naturalmente di Unicredit. Grazie mille Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie mille Alexandra e buona serata a tutti i telespettatori.